li metti da parte, noi li facciamo fruttare. Questa è la frase che si può leggere entrando sul sito di Banca Edexa nella pagina dedicata al suo conto deposito X Risparmio. Un conto deposito che propone un tasso annuo lordo fino al 4,75%. E visto l'interesse crescente sui conti deposito, dopo il video dedicato al miglior conto deposito che ho pubblicato su questo canale e che ti lascio linkato qui sopra nelle schede e qui sotto in descrizione, oggi scopriamo più in dettaglio X Risparmio di Banca Edexa, il conto deposito di Banca Edexa. La prima informazione utile è che con il conto deposito di Banca Edexa i nostri risparmi sono tutelati grazie al fondo interbancario di tutela dei depositi. Veloce da aprire e facile da gestire, questo conto deposito ha fra i suoi vantaggi la possibilità di essere aperto online in pochi minuti senza la necessità di aprire un nuovo conto corrente. In buona sostanza, Banca Edexa per il suo conto deposito non ci chiede di aprire un conto corrente con Banca Edexa, ma potremo utilizzare il nostro conto corrente. Il rendimento maturato viene accreditato a fine vincolo e possiamo scegliere in base alle nostre esigenze la durata del vincolo, da un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 36. Ma se non apriamo il conto corrente con Banca Edexa, dove ci verranno accreditati i rendimenti del nostro conto deposito? Semplicissimo, verranno accreditati sul conto corrente che abbiamo utilizzato per aprire il conto deposito con Banca Edexa e fare il primo bonifico, in pratica sul conto corrente che abbiamo già e che scegliamo di utilizzare per aprire il nostro conto deposito. Le caratteristiche di X Risparmio, il conto deposito di Banca Edexa, sono dunque le seguenti: un conto deposito vincolato con una durata che va da 3 a 36 mesi e nessun costo di apertura, gestione o chiusura del conto deposito. Perché però il titolo del video parla di un rendimento annuo lordo fino al 4,75%? Perché ovviamente il rendimento varia in base alla durata del vincolo, e sul sito di Banca Edexa è disponibile uno specchietto che ci mostra quale sarà il rendimento in base alla durata del nostro conto deposito. Questo però non significa che dobbiamo aprire un conto deposito a 36 mesi per ottenere il massimo rendimento. Come puoi vedere in questo momento, infatti, per ottenere il 4,75% come tasso annuo lordo ci basterà aprire un conto deposito vincolato con Banca Edexa ed un vincolo a 6 o 12 mesi. In questo modo avremo un tasso annuo lordo del 4,75%, pari ad un tasso effettivo del 3,52%. Ovviamente, come dico sempre nei video in cui parlo di conti deposito, i rendimenti di questa tipologia di prodotto di risparmio, di prodotto di investimento, variano molto rapidamente. Proprio per questo motivo io ti consiglio, prima di aprire un conto deposito, di andare a verificare quali sono i rendimenti offerti in quel momento e valutare se quel prodotto fa per te oppure no. In descrizione ovviamente troverai il link che ti porterà sulla pagina di Banca Edexa dedicata ai suoi conti deposito. E sempre nella stessa pagina è presente anche un comodo simulatore che ci permette di simulare appunto quello che sarà il rendimento che otterremo in base alla durata del deposito e all'importo che andiamo a depositare. Se ad esempio andiamo ad inserire come deposito del nostro conto 1500 euro, vediamo che per un deposito di 1500 euro con X Risparmio vincolato a 6 mesi avremo un rendimento di 26,40 euro, con un vincolo a 12 mesi avremo un rendimento di 52,80 euro. Se invece vincoliamo le somme solo per 3 mesi, il nostro rendimento su una cifra che è quella di 1500 euro sarà di 11,10 euro. I rendimenti indicati dal simulatore, come viene specificato, sono al lordo dell'imposta di bollo. Cosa ci serve dunque per aprire il nostro conto deposito con Banca Edexa? Uno dei vantaggi è quello di non dover aprire un nuovo conto corrente, perché possiamo utilizzare il conto corrente che abbiamo già. Tutto quello che ci serve dunque è un documento di riconoscimento valido, quindi carta d'identità, passaporto oppure patente, il nostro codice fiscale presente anche sulla tessera sanitaria, un IBAN che sarà quello dal quale effettueremo il deposito sul conto deposito che andremo ad aprire, e poi un dispositivo dotato di videocamera, quindi
va benissimo o lo smartphone oppure la videocamera del computer, che servirà appunto per il riconoscimento e la verifica della nostra identità. La procedura di apertura del conto deposito con Banca Edexa è molto semplice e veloce, si fa in pochi minuti online e dopo l'approvazione della banca riceveremo un'email in cui ci verrà confermata l'apertura del nostro conto deposito e ci verrà indicato l'IBAN sul quale dovremo andare a fare il nostro versamento per andare a depositare le somme, vincolandole per il periodo che abbiamo stabilito. Perché X Risparmio è considerato un investimento a basso rischio? O meglio, perché i conti deposito generalmente sono considerati un investimento a basso rischio? Perché molti conti deposito, incluso X Risparmio, aderiscono al fondo interbancario di tutela dei depositi, che garantisce i singoli correntisti o depositanti fino a 100.000 euro. In buona sostanza, dunque, i nostri risparmi sono tutelati anche nel caso in cui Banca Edexa dovesse, per un motivo qualsiasi, fallire. Fino ad ora ti ho parlato del conto deposito X Risparmio di Banca Edexa, che è questo conto deposito che ci permette di ottenere fino al 4,75%. Come ti dicevo prima, però, si tratta di un conto deposito vincolato. Significa che nel momento in cui andiamo a mettere delle somme su quel conto, non possiamo toccare quelle somme fino a scadenza. Per chi invece volesse avere sempre la disponibilità di quelle somme o magari aggiungere altre somme, esiste un'altra tipologia di conto deposito sempre offerto da Banca Edexa, si chiama X Risparmio Libero. Questo conto deposito differisce da X Risparmio proprio per la sua caratteristica di non essere un conto deposito vincolato e di conseguenza permetterci di ritirare o versare somme in qualsiasi momento, ma in questo caso il rendimento è leggermente più basso, perché invece del 4,75% il rendimento annuo lordo è del 4%. Dobbiamo ovviamente rispettare i limiti di giacenza massima e il rendimento in questo caso viene liquidato ogni 3 mesi direttamente sul nostro conto deposito. Come spiego sempre inoltre nei video dedicati ai conti deposito, al momento della liquidazione degli interessi vengono addebitate le tasse che devono essere obbligatoriamente versate allo Stato, ovvero l'imposta di bollo pari allo 0,20% ed il 26% sui rendimenti ottenuti dal conto deposito. Banca Edexa inoltre precisa che per ogni prelievo che andiamo ad effettuare dal nostro conto deposito X Risparmio Libero andremo a pagare una commissione per prelievo di 50 centesimi di euro. Io spero che questo video ti sia piaciuto, ti sia stato utile e ti abbia dato tutte le informazioni che stavi cercando sul conto deposito offerto da Banca Edexa. Se già conoscevi questo conto deposito, se l'hai aperto, se hai dei dubbi, delle domande o se vuoi raccontare la tua esperienza o per qualsiasi altro motivo, puoi lasciare un commento qui sotto. Se vuoi invece supportare la crescita di questo canale, puoi mettere un pollice in su, iscriverti ed attivare la campanella. Noi ci vediamo, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.